劇ゲームプレゼンタ。È difficile fare una recensione obiettiva di Half-Life 3 dopo tutto l'hype e gli anni di attesa per vedere finalmente pubblicato il terzo capitolo di una delle saghe videoludiche più amate di sempre. Ci vorrebbero diverse ore per spiegare nel dettaglio tutti i cambiamenti di prospettiva, le idee fallite e gli esperimenti che Valve ha sviluppato in segreto dopo l'uscita di Half-Life Episodio 2, dei prototipi ideati per creare un degno successore e concludere la trilogia. In questo video devo però limitarmi a recensire quella che è la versione finale di Half-Life 3, un limite virtuale che conta però su una grande sicurezza. Il gioco è riuscito a superare anche le aspettative più alte dei fan di Gordon Freeman. Per introdurre Half-Life 3 vale la pena citare l'originale annuncio della sua uscita che Valve ha inserito in segreto all'interno dei precedenti episodi di Half-Life, Portal e Left 4 Dead. Sono passate circa 3 settimane da quando su Reddit e NeoGAF sono state pubblicate le prime voci su degli strani aggiornamenti che Valve aveva fatto in alcuni dei suoi vecchi giochi. Non è servito molto tempo prima che i fan riuscissero a scoprire gli strani portali viola che comparivano casualmente nei livelli di Half-Life, Portal e Left 4 Dead. Entrando in questi portali, i giocatori si sono trovati all'interno di una nave, in una stanza con degli schermi su cui girava il primo trailer di Half-Life 3, con l'annuncio che sarebbe stato finalmente pubblicato su Steam 2 settimane dopo. Qualcuno inizialmente ha ben pensato che si trattasse di un brutto scherzo da parte di Gaben, eppure settimana scorsa l'incredibile è accaduto. Half-Life 3 è davvero uscito su Steam. Questa recensione è frutto di circa 70 ore spese a esplorare nel dettaglio l'immaginario del gioco, in singolo e nella interessante modalità cooperativa, che ricorda molto quella di Dark Souls o Journey. Eviterò di spoilerare troppo la storia di Half-Life 3 in questo video, quindi mettiti comodo e cerchiamo di capire insieme se Valve è davvero riuscita a creare il seguito di Half-Life che tutti si aspettavano. Se i primi due Half-Life iniziavano con un viaggio in treno, in Half-Life 3 sarà un elicottero a introdurci al mondo del gioco. Dopo il tragico finale di Episodio 2, in cui alcuni alieni Combine hanno interrotto la partenza di Gordon e Alyx, finalmente i due protagonisti sono riusciti a volare verso l'Artide, seguendo le coordinate fornite dalla dottoressa Judith Mossman. L'obiettivo principale del gioco è essenziale per la sopravvivenza del genere umano e la sconfitta dei Combine. Gordon e Alyx devono riuscire a localizzare la Borealis, la nave sparita diversi anni prima dai laboratori della Aperture, mentre stavano facendo degli strani esperimenti scientifici. La Borealis era stata teletrasportata per sbaglio in mezzo ai ghiacci dell'Artide e al suo interno sembra esserci un qualche tipo di congegno che potrebbe aiutare la Resistenza a vincere la guerra contro i Combine. Purtroppo quando arrivano sul posto, Gordon e Alyx scoprono che gli alieni hanno già raggiunto la nave. Come detto, non ti voglio spoilerare come va a finire Half-Life 3. Ma ogni amante della saga sarà soddisfatto nel vedere finalmente una degna conclusione della trilogia, svelando numerosi dettagli sull'identità del G-Man e dei suoi capi, partecipando a una complessa battaglia temporale contro i Combine e aprendo le porte a un'infinità di multiversi in cui i fan potranno trovare nuovi misteri su cui speculare nei prossimi anni. Anche se i collegamenti con la Aperture in Half-Life 3 si fanno molto più diretti, Gordon non si troverà davanti alla protagonista di Portal durante il gioco, come qualcuno forse si aspettava, ma non mancano comunque molte easter egg che faranno sorridere i fan di Cell. Per il resto posso dirti solamente che la Borealis è una nave di Aperture a tutti gli effetti, compreso un sistema operativo parlante che ricorda molto un certo GLaDOS. Per quanto riguarda la grafica di Half-Life 3, non credo che servano commenti particolari. Ti basta vedere i filmati di questa recensione video per accorgerti come il Source Engine 3 riesce a creare qualcosa di ancora più realistico e reattivo alle leggi della fisica, una fisica che non è limitata alla nostra realtà terrestre. Una delle scelte che rende Half-Life 3 un grande capolavoro di design
è quella di non creare un banale open world pieno di nulla, come avrebbero potuto fare altri team di sviluppo meno creativi. Credo che alla Valve abbiano deciso di seguire l'idea di Warren Spector, di vedere come naturale evoluzione dei videogiochi non un mondo enorme senza dettagli, ma delle piccole aree immaginate nel più minimo dettaglio, ricche di particolari con cui interagire, e mondi paralleli di cui scoprire le peculiari regole interne. Il sogno di Spector, che è poi il padre di giochi come Ultima Underworld, System Shock e Deus Ex, era quello di creare un RPG in cui simulare alla perfezione un singolo palazzo di una città, con tutte le sue funzioni, persone, oggetti e meccanismi. Sembra che alla Valve siano davvero riusciti a realizzare questo sogno. Half-Life 3 non è diventato uno scontato open world dalla larghezza infinita, ma dal basso spessore. Il gioco è invece un insieme di piccole aree dall'altissimo spessore simulativo. Half-Life 3 si svolge tutto sulla nave Borealis, ma con una piccola sorpresa. A causa degli esperimenti fatti dalla Aperture sui portali multidimensionali, non solo la Borealis si è teletrasportata all'Artide, ma al suo interno ogni stanza è diventata una diversa dimensione parallela, decine e decine di piccoli mondi più o meno alieni che riescono a sorprendere per la loro varietà di design, flora, fauna, colori e leggi spazio-temporali. Puoi ad esempio entrare in una porta e ritrovarti in una piccola foresta rigogliosa, un'area con un suo sistema solare, uno specifico modello gravitazionale e un orologio interno che fa muovere il tempo seguendo le regole di quel mondo. Dentro un'altra stanza potresti invece trovare un piccolo supermercato in cui ignare persone stanno facendo la spesa, anche se naturalmente non tutto è come sembra all'apparenza. Se hai mai visto un episodio del cartone Rick and Morty con i loro infiniti mondi paralleli, puoi forse avere una minima idea di quello che ti aspetta in Half-Life 3. C'è anche una geniale quest segreta relativa ai nani da giardino che si trovavano anche in Half-Life 2, ma non ti dico altro per non rovinarti la sorpresa. Per superare le diverse stanze della Borealis e avvicinarti sempre di più alla zona interna in cui trovare il meccanismo segreto su cui stava lavorando la Aperture, dovrai indagare e risolvere l'esistenza stessa di ogni piccolo universo parallelo. Come in Half-Life 2 era necessario osservare il mondo terrestre e manipolarlo con la Gravity Gun per superare degli ostacoli o degli incontri con i nemici, in Half-Life 3 devi esaminare con occhi nuovi ogni multiuniverso che incontri e capire come meglio utilizzare gli oggetti e le armi che hai a disposizione, perché le sue leggi fisiche e temporali non sono le stesse del nostro mondo. Non ci sono enigmi nel senso classico di videogioco, in cui trovare una chiave rossa per aprire una porta dello stesso colore. Valve ha creato una serie di situazioni da risolvere che sono assolutamente realistiche all'interno di quel determinato mondo parallelo. Per giocare a Half-Life 3 devi capire come funziona quell'universo alternativo e pensare a cosa faresti nella realtà se finissi in un mondo con quelle caratteristiche particolari. La soddisfazione del risolvere l'esistenza immaginaria dei mondi paralleli di Half-Life 3 non ha pari e diventerà un metro di paragone per tutti i futuri giochi d'avventura. Credo che Valve si sia resa presto conto che da sola non avrebbe potuto creare qualcosa in grado di raggiungere le esagerate aspettative dei fan di Half-Life. Il team ha capito che l'unico modo per rendere Half-Life 3 qualcosa di speciale e rivoluzionario era quello di aprirlo totalmente alla creatività degli stessi fan. Sfruttando l'idea delle interferenze multidimensionali all'interno della Borealis, oltre alle stanze principali necessarie per raggiungere la zona centrale e finire il gioco, ci sono numerose stanze secondarie che racchiudono al loro interno altri universi paralleli creati dai fan o da altri game designer. Questo è possibile grazie al potente tool di creazione dei livelli disponibile gratuitamente con il gioco. Esplorando la Borealis rimane sempre ben chiaro quali siano le stanze principali e quali le secondarie, ma ogni giocatore che si rispetti non potrà fare a meno di lasciarsi abbandonare alla sua curiosità
ed entrare in questi mondi imprevedibili dove tutto è possibile. Basti pensare a come dei giochi favolosi e molto redditizi come Portal, Left 4 Dead, Dota 2 o The Stanley Parable fossero in origine dei progetti amatoriali, e si può capire come la Valve conoscano bene l'importanza e il valore della creatività dei loro fan. Dopotutto, anche prima di pubblicare l'originale Half-Life, Valve stava lavorando su Prospero, un gioco poi cancellato dove parte dei livelli del suo mondo venivano costruiti dagli stessi giocatori, e non dobbiamo dimenticare l'iniziativa ideata qualche anno fa con il level editor di Portal 2. Half-Life 3 riesce a essere un gioco dallo spessore infinito e sempre ricco di sorprese anche dopo averlo giocato per decine e decine di ore, grazie al facile tool di creazione dei livelli e all'inserimento parallelo di questi mondi alternativi direttamente nel gioco principale. Half-Life 3 abbraccia totalmente il suo pubblico e lo rende protagonista di un multiverso in cui nessuna possibilità è esclusa. Fortunatamente il gioco contiene un efficace sistema di votazione degli universi paralleli creati dai fan, in modo che quelli più apprezzati abbiano maggiore possibilità di comparire in una delle stanze secondarie, così da premiare i creatori più originali e interessanti. Visto che Half-Life 3 è uscito solo da una settimana, Valve ha ben pensato di collaborare con diversi team di sviluppo internazionali per rendere già disponibili molte stanze secondarie, anche prima che i fan mettessero le mani sul tool di creazione. Questi mondi paralleli sono stati ideati dalle menti creative dietro giochi originali come Antichamber, Mirror Moon, The Witness, Killer 7 e tanti altri. Vale la pena citare il livello che ho incontrato casualmente, creato dai ragazzi italiani di Santa Ragione, in cui ci si ritrova per 1 ora e 30 minuti rinchiusi in una stanza con un clone di Gordon Freeman, vestito con uno smoking rosso, mentre beve con un cucchiaio da una grande tazza di brodo. Un'esperienza davvero molto linciana e un ottimo esempio del tipo di sperimentazione tra il videoludico e il cinematografico che ti aspetta in questi multiversi di Half-Life 3. Arrivati a questo punto della recensione, non ti ho ancora raccontato una delle meccaniche più importanti di Half-Life 3, anche se forse hai già visto i suoi effetti nel trailer del gioco. Sto parlando proprio della Time Portal Gun, uno dei tanti strumenti stravaganti che stava sperimentando Aperture insieme all'ormai celebre Portal Gun. Verso l'inizio del gioco, Gordon trova la Time Portal Gun all'interno della Borealis, e questa sarà uno strumento essenziale per risolvere con l'immaginazione tutte le situazioni più anormali che si incontrano nei multiversi di Half-Life 3. La Time Portal Gun funziona in qualche modo come la classica Portal Gun, ma invece di creare portali spaziali tra una superficie e l'altra, la Time Portal Gun crea dei portali sferici tra diversi momenti temporali. Quando attivi la Time Portal Gun, viene creata vicino a Gordon una sfera trasparente che scompare in pochi secondi. Dopo che è scomparsa, hai a disposizione 1 ora di tempo per attivarla nuovamente, e la seconda bolla diventerà un portale temporale che ti ricollega al momento nel passato in cui l'avevi attivata prima. A quel punto puoi decidere se entrare nella bolla e tornare indietro nel tempo, oppure se interagire dal futuro verso il passato. Nel primo caso, entrando nella bolla, questa si dissolve e rimani completamente nel passato. Nel secondo caso, potresti invece sparare con armi tradizionali all'interno della bolla, facendo arrivare i tuoi proiettili contro un bersaglio del passato, ma rimanendo fisicamente nel presente. Questa meccanica apre una infinità di possibili soluzioni per le situazioni che incontrerai in Half-Life 3, dove puoi interagire con il tuo stesso Gordon Freeman del passato e aiutarlo a risolvere una situazione di cui hai raccolto maggiori informazioni. Il Gordon Freeman del passato seguirà esattamente le stesse azioni che hai fatto prima, fino alla creazione della seconda bolla temporale, che ricollegherà linearmente il passato e il presente. Grazie alla Time Portal Gun puoi ad esempio duplicare la potenza di fuoco contro un nemico che il Gordon del passato non riusciva a sconfiggere da solo. Potresti ritornare indietro nel tempo per sfruttare quello che hai imparato sugli abitanti o sulla fisica di un mondo parallelo portato al tracollo, oppure evitare di cadere in una trappola organizzata dai Combine.
Dopo aver ideato uno strumento che gioca con la gravità e un altro che gioca con lo spazio, Valve non poteva fare altro che creare un sistema in grado di manipolare la quarta dimensione, quella del tempo. Per ultimo, ma non per questo meno importante, vorrei cercare di raccontarti quanto sia favolosa la modalità cooperativa di Half-Life 3, un multiplayer che segue l'esempio di giochi come Dark Souls e Journey, attraverso le teorie del caos e dei multiuniversi. Mentre stai giocando, potresti incontrare dei portali viola che si aprono a random nei livelli. Questi sono portali su altre dimensioni interpersonali, ovvero dei passaggi verso il mondo di un'altra persona che sta giocando con lo stesso livello nello stesso momento. Quando trovi un portale viola, puoi decidere se entrarci per raggiungere la realtà parallela dell'altro giocatore, e altri giocatori possono fare lo stesso per entrare nel tuo universo. Fino a 4 Gordon Freeman multidimensionali possono condividere uno stesso mondo e aiutarsi a vicenda per risolvere i livelli, condividere munizioni o energia e sconfiggere i nemici che ci si trova davanti. Puoi immaginarlo come una versione più evoluta di Left 4 Dead. Puoi anche comunicare con gli altri attraverso gesti e segnali per indicare la tua direzione o la strategia. Quando più giocatori decidono di collaborare in Half-Life 3, i portali viola possono essere utilizzati anche da guerrieri Combine per invadere il gioco e rendere così più difficile la sopravvivenza. In alcuni casi, questi guerrieri Combine prenderanno le sembianze di Gordon Freeman, tentando di ingannare i veri giocatori, e dovrai analizzare con cura i comportamenti dei personaggi venuti da altri universi per capire se sono umani oppure no. Nelle opzioni del gioco puoi anche decidere se disattivare i portali viola, oppure se giocare direttamente con i tuoi amici su Steam. Naturalmente Valve non ha potuto fare a meno di inserire cappelli e altri elementi decorativi per customizzare il proprio Gordon Freeman nei momenti di cooperazione multidimensionale. Oggetti recuperabili tramite le solite casse random che hanno fatto la fortuna di giochi come Team Fortress 2 e Counter-Strike. Alla fine di questa recensione credo che avrei capito cosa ne penso di Half-Life 3, e non servono voti numerici per definire quello che è già stato descritto lungo tutto il video. Non ti resta altro da fare che collegarti su Steam, prepararti con la tua immaginazione e perderti beatamente in uno degli infiniti multiversi del gioco. Se anche tu hai già giocato Half-Life 3, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto, le tue idee per migliorarlo e quello che vorresti giocare nei futuri capitoli di Half-Life. Anche questo video è arrivato alla sua conclusione. I video che creo per Gekigemu sono possibili solo grazie al sostegno di persone come te. Se questo video ti è piaciuto, puoi aiutarmi in diversi modi. Per prima cosa puoi fare un like al video. Se questo video ha più like, YouTube può mostrarlo a più persone e quindi mi aiuti a far conoscere Gekigemu a un pubblico più vasto. Allo stesso modo, se il video ti è piaciuto, puoi iscriverti a questo canale. Ogni mese pubblico un nuovo video con qualcosa che forse non sapevi sul mondo dei videogiochi alternativi. Se hai qualcosa da chiedere o un parere su quello che hai appena visto e ascoltato, puoi lasciare un commento al video. Anche in questo caso, un video con molti commenti suggerisce a YouTube che il video è interessante. Se hai degli amici a cui potrebbe piacere questo video, condividilo con loro. Un altro modo per aiutarmi è utilizzare i link affiliati Amazon che trovi nella descrizione di questo video, dove ti segnalo giochi e altre cose interessanti relative a quello che ti ho raccontato. Se compri qualcosa da questi link, per te non costa nulla in più. A me arriva una piccola percentuale da Amazon. Infine, puoi sostenere il progetto Gekigemu su Patreon. Impiego diverse settimane di lavoro per creare questi video e dovrò smettere di farli se non raggiungo abbastanza sostenitori. Grazie per l'aiuto.